finalmente qua, sono felicissimo. Grazie, no, vi prego. Basta. Sciocche. Mamma mia, come sono magra, come sono dimagrita. Ormai sono una MILF e mi sposo. Qualcuno l'avrà sentito dire in giro, sì, ho deciso di sposarmi. Anche se, vi devo dire la verità, credo di aver preso questa decisione nell'anno sbagliato. Perché quando ho visto che Brad Pitt e Angelina si sono lasciati, ho detto, aia. Che poi, adesso diciamoci quello. Magari da casa non capite, ma c'è una che ha un lavandino. Mentre dite, comunque. Angelina, aspetta, è una bella donna, per carità. Però sapete che cos'è che mi ha sorpreso? Brad, ragazzi, ma quanti anni ha? Io voglio essere onesto con voi. Lo limonerei tranquillamente. Se Brad dovesse guardarmi e fare psst, ehi, io, oh, e lui. Due colpi da Brad, me li farei. Ma tranquillamente, Brad, ragazzi, va via come il pane. Brad, l'inglese di Renzi. Ora, dopo la mia proposta di matrimonio, ho notato, i primi giorni sono stati meravigliosi, dove camminavo tutti, auguri, auguri. E le donne in questo sono fantastiche, ancora oggi, ormai è passato un po', ma faccio la spesa e vedo proprio le donne che mi guardano. No vabbè, oddio, cosa hai fatto, pianto tutta la sera? Reazioni delle donne, poi ci sono le reazioni degli uomini. Ho due amici gay, vabbè, quando li ho visti il giorno dopo loro hanno fatto. No vabbè, no vabbè, cioè ma, no vabbè. I ragazzini mi piacciono, perché per strada li vedo come mi guardano adesso, minchia pitù, oh cioè zio, cioè sei troppo uno di noi, cioè minchia, oh. Cioè quando hai detto alla tipa, cioè oh ci sposiamo, minchia, oh. Cioè troppo, oh. Che è giusto perché è il loro linguaggio, però vedete, alla fine le persone per strada sono carine. Eppure le critiche sono arrivate anche per aver chiesto alla mia fidanzata di sposarmi. Dove? Nella vita reale? No, sui social.